parlare in questo nuovo video. Allora, sono qui oggi per portarvi un video di questo o quello a tema equitazione. Vi riguardo qua perché ho scritte le cose da scritte, insomma. Alcune cose l'ho inventate e alcune ve le avevo chiesto su questa pagina che sono i sorrisi di Mini, che è la pagina del canale. E quindi ho messo appunto un adesivo dove mi avete fatti non molti perché l'ho fatto un po' a diretta, alcuni non hanno capito e vabbè. Quindi, come vedete, non sono in maniche, sono sul balcone di casa, quindi basta. Ah, volevo dirvi che dopo questo video uscirà una nuova serie che sarà non proprio una nuova serie, un nuovo tema sul canale, insomma, no? Che sarà appunto dei consigli, non proprio dei consigli, ma di tipo, non voglio spoilerare niente, ma tipo come si pulisce il cavallo, come si sella e tutto, insomma. E oggi, se ci riesco, registrerò perché ieri ho montato, lo studio, non so quando uscirà, però vabbè, ieri ho montato e quindi oggi ho montato Minnie e oggi devo montare Nera, credo, o Megan, non lo so. E basta, direi di iniziare perché sennò questo video già durerà. Allora, alcuni non sono proprio specifici, ma cercherò di aggiustarli, insomma, perché l'ho fatto un po' di fretta. Allora, mantelli monocromatici o pezzati, tipo paint o palusa o qualunque manto che non è monocromatico. Monocromatico intendo per colori interi, cioè tipo grigio, paio, sauro, morello, quelli, insomma, no? Palomino. E quindi io preferisco i manti monocromatici, non è che ho qualcosa contro i paint o la palusa e tutto, anche perché io ho montato per molto una palusa a Washington e quindi non ho niente contro di loro, ma secondo me sono molto più carini per la monta inglese, per le gare, per le competizioni. Sono molto più carini i mantelli, quelli cavalli con i mantelli monocromatici. E a me piace tanto il Sauro e il Morello. E anche il Paio. Allora, lo metto così perché sennò vola il foglio qua. Poi, stivali alti o stivalette ghette? Allora, col fatto che ora monto con le stivalette ghette, non ho mai provato gli stivali alti, ma mi piacerebbe provarli, però dico stivalette ghette. Poi, finimenti marroni e finimenti neri? Allora, io ho sempre montato con i finimenti neri e credo che mi piace molto di più. Poi, se in futuro troverò, non ho una sella mia, ma testera sì, se in futuro troverò una sella che mi piace, però è marrone, ok, compro tutti i finimenti marrone, magari si sta bene al cavallo, però questo, insomma, no? Poi, poi ho cavallo, allora, il fatto che io monto ora Minnie, quindi io per ora sono dell'idea che a me piacciono i pony. Poi credo che quando monterò un cavallo un po' più alto, credo che magari sarò dell'idea che mi piacciono più i cavalli. A me piacciono tutte e due, insomma, no? Però ormai ho fatto l'abitudine a montare i pony, che sono così veloci, schietti a fare le cose, e quindi un bel singhiozzo. Allora, poi salto dressage. Allora, a me piace anche il dressage perché mi piace molto, alcune volte l'ho fatto, ci ho fatto anche una gara con Nera di seppia. E però mi piace particolarmente il salto, perché se mi piaceva fare il dressage, facevo tutti i dressage, e se mi piaceva fare il salto, facevo il salto. In effetti ora sto facendo il salto, quindi salto. Poi, Sclecce o Playmobil? Allora, questa è una cosa un po' tipo così, no? Però, tipo, le persone possono dire: ma non giochi ancora con i Playmobil e con i Sclecce? Allora, io mi piacciono i cavalli Sclecce, infatti ho un'infinità di cavalli Sclecce in camera, ho anche la scuderia, quindi non so, mi piace l'idea degli Sclecce. E Playmobil ce l'ho un po', ma intendo sempre dei cavalli, no? Cioè, io ci gioco certe volte quando mi annoio, tipo le sello, gli faccio fare i salti, ma proprio così poi non mi annoio. Poi mi piace curarli e fare tutte queste cose, però preferisco Sclecce perché anche ho un cavallo Playmobil che uso nella Sclecce, però non è tutte le cose, cioè mi piace anche quello, però non è come la Sclecce. Poi, box o paddock? Allora, l'idea del paddock mi piace, magari i cavalli nel pomeriggio non stanno un po' al paddock e tutto,
Ma io preferisco il box che è molto meglio. Cioè, sta lì il cavallo. Magari se lo metti qualche ora, o se magari un cavallo che sta lì e non viene mai montato, magari lo metti un po' in giostra o lo giri. O se non hai tempo, lo metti in paddock. C'è un paddock al maneggio, lo metti lì e sta lì, no? Però non so, io magari preferisco il box. Poi non lo so, io preferisco il box. Poi, campo coperto o campo aperto? Io preferisco il campo aperto perché il maneggio del campo coperto è piccolo, quindi nella mia, cioè per me preferisco il campo aperto, ma può darsi che qualcuno ha il campo coperto, coperto enorme, il campo aperto piccolo e preferisce il campo coperto, non so. Però io preferisco il campo grande, a quello aperto. Poi, gara a tempo o gara a fasi? Allora, io non ho fatto né una gara a tempo né una gara a fasi perché faccio le 70 sono di precisione, quindi non lo so. Però ho un percorso in maneggio a tempo, ma era tipo di 60-50 centimetri, quindi non è che ho fatto un percorso in. Non ho mai fatto un percorso in gara. Però, allora, per chi non lo sapesse, a tempo di fare le girate, il tempo, cioè il tempo, oltre a guardare le penalità, guardano anche soprattutto il tempo, no? E, una formichina, vai via. Okay. E quelle di a fasi, se fai netto, cioè se fai zero nella prima fase, passa in seconda fase. E non so quanti sono i salti. Credo, non so, credo 12 nelle fasi, compresa anche la seconda fase, credo, non lo so perché non l'ho mai fatti, cioè l'ho viste ma non l'ho mai fatti. E poi in quella a tempo dipende dalla categoria che fai, cioè dipende dalla categoria che fai, i salti sono di pochi o molti o della categoria, ma della categoria che fai. Poi allora, tondino o giostra? Allora, io una giostra non l'ho mai provata, cioè non ho mai messo un cavallo in giostra perché il mio maneggio non c'era, giostra c'è il tondino e io mi dileggerò anche in campo coperto perché è piccolo, quindi a portata di mano, insomma, no, sai che arrivo fino al tondino. E quindi io ho sempre girato il cavallo in campo coperto o in tondino. Nella giostra, perché comunque quando la giri il cavallo puoi fare passo, trotto, galoppo, transizioni, tipo dall'alta, quello lo puoi fare, no? Per comunque scaricarlo maggiormente, no? Però magari se devi farlo muovere, non lo so, la giostra se va pure al trotto, però credo di no, credo che va soltanto al passo, non lo so perché non ce l'abbiamo la giostra in maneggio e non ho mai avuto a che fare con una giostra, per cui non lo posso sapere. Però a me piacerebbe più il tondino perché comunque tu giri il cavallo, tu sai se era carico, se non era carico, lo puoi fare galoppare e non soltanto al passo, quindi si può scaricare più o meno, no? Però magari se devi fare tipo un giretto, se magari l'hai girato il giorno prima, poi c'è un giorno che non fa niente, il giorno dopo fa la lezione, magari lo metti in giostra, cioè lo giri il giorno prima, poi lo metti in giostra e poi il giorno dopo fa la lezione. O magari un po' prima della lezione fai fare un po' di passo, non so, magari per i cavalli anziani. Comunque io preferisco il tondino, girarlo alla corda. Poi, elastici bianchi e elastici neri. Allora, a me piacciono tutte e due, però se devo dire la verità mi piacciono quelli bianchi. Però dipende, se tu usi il sottosella bianco, metti tutto bianco. Se usi il sottosella nero, metti tutto nero. Per esempio, quando abbiamo fatto le treccine a mini, prima della gara, ho fatto la base, cioè i codini, l'ho fatti tutti bianchi. Poi ho fatto la treccia, l'ho fatta nera, alla fine della treccia l'ho legata nera, poi ho fatto la cipolla e l'ho fatta con l'elastico nero, perché oltre sarà nero, perché comunque a mini grigia non posso mettere il bianco su grigio, orrendo, no? Quindi era meglio il nero. E quindi preferisco quelli bianchi, però dipende in che circostanza. Poi, preferisci fare un lavoro con le staffe o senza staffe? Allora, preferisco, perché credo tutti, no? Preferiscono montare con le staffe. Però anche è vero che senza staffe ti va bene comunque la muscolatura, ti fa
migliorare l'equilibrio, ti fa più forza sulle gambe e comunque anche io faccio certe volte degli esercizi di inforcatura, staffe, seduta, battendo la sella al galoppo e anche quando vai a pelo comunque la stessa cosa perché quando vai a pelo non hai le staffe e quindi fai molto esercizio sulle gambe e anche sull'equilibrio perché se non, alcune volte anche mi sento traballare quando vado a pelo, però vabbè, in questo caso si parla di staffe senza staffe. Quindi io preferisco con le staffe, ma anche se senza staffe è molto utile. L'ultimo è capezza in pelo o capezza in cuoio? Allora, io ho una capezza in stoffa, cioè senza pelo e senza cuoio, è normalissima del Decathlon, e poi ho un'altra, sempre del Decathlon, quella con i brillantini e col pelo nera. Se la trovi vi lascio qua una foto di quella nera e qua di quell'altra rossa. Se la trovo, poi voi se non la vedete perché non l'ho trovata. Cioè non ho fatto in tempo a farla. E vorrei anche una capezza in cuoio. Perché mi piace, no? Mi piacciono molto le capezze in cuoio. Quindi la vorrei. E se devo dire, preferisco le capezze in cuoio. Molto. Le capezze in cuoio. Il video di oggi finisce qui. Spero che vi sia piaciuto perché è la prima volta che faccio un video del genere, quindi spero che vi sia piaciuto. Quindi noi ci vediamo con il prossimo video che spero che sarà quella nuova cosa che vi ho detto, quel suo nuovo progetto che vorrei fare, no? Che vorrei provare, insomma, no, vabbè. E se vi è piaciuto lasciate un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e per non perdere i video attivate la campanella. E noi ci vediamo nel prossimo video.